Signore Gesù, ascolta la nostra preghiera. Per ogni donna cristiana, perché sull'esempio della Maddalena riscopra la sua missione di annuncio e di testimonianza di fede nella Chiesa e a ogni uomo. Preghiamo. Signore Gesù, ascolta la nostra preghiera. Per quanti sono provati nella fede, perché non cedano al dubbio e allo smarrimento, ma ricerchino la luce e la forza in Gesù risorto. Preghiamo. Signore Gesù, ascolta la nostra preghiera. Per noi qui presenti, perché accogliamo la parola annunciata e ci lasciamo convertire ogni giorno dal messaggio evangelico. Preghiamo. Signore Gesù, ascolta la nostra preghiera. Cristo, Principe della pace, ispira pensieri e gesti di pace ai potenti della terra e il popolo ucraino possa vivere in sicurezza nel proprio paese. Preghiamo. Signore Gesù, ascolta la nostra preghiera. O Cristo risorto, che hai chiamato per nome Maria Maddalena, fa che anche noi ci lasciamo chiamare per nome da te, perché ti possiamo testimoniare come il Signore della nostra vita, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Il canto, Vero Pane, pagina 184. Sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Accogli, Padre misericordioso, le offerte di questa famiglia, perché con l'aiuto della tua protezione custodisca i doni ricevuti e raggiunga quelli eterni. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato, e Lui il vero agnello che ha tolto i peccati del mondo, e Lui che morendo ha distrutto la morte e risorgendo ha ridato a noi la vita. Per questo mistero nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria. Santo, 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 Signore.
veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore io dico il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Domenico, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e della tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tu è il regno, tua la potenza e la gloria dei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi il dono della pace.
Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Preghiamo. Esaudisci, Dio onnipotente, le nostre preghiere e guida alla beatitudine eterna questa tua famiglia che hai ricolmato della grazia del battesimo per Cristo nostro Signore. Amen. Signore sia con voi e con il tuo spirito. Vi
benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Andate in pace. Alleluia, alleluia. Amen.